una storia che ha per luogo Parigi nell'anno del Signore 1482, storia d'amore e di passione. E non gli artisti senza onore delle sculture della rima, le faremo rivivere da oggi all'avvenire. E questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa statua, musica e poesia, e tutto sale su verso le stelle, su mura e vetrà, la scrittura e l'architettura. Sarà al Teatro Pala Partenope di Napoli dal 3 all'8 dicembre Notre Dame de Paris, uno tra gli spettacoli teatrali più apprezzati al mondo, tratto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo, che solo in Italia ha già appassionato più di 4 milioni di persone. Le parole ha cantato cos'è l'amore, e come vola un ideale nei cieli del domani. Con le musiche di Riccardo Cocciante, questa mattina in sala giunta per presentare l'opera, il tour italiano di Notre Dame de Paris proseguirà fino a maggio 2020. Notre Dame non è stato, è un'opera d'autore, nel senso che non abbiamo scritto per far piacere alle persone, neanche a un produttore. Abbiamo scritto, io e l'autore, abbiamo scritto per il piacere di esprimerci. Forse questo è un grande segreto. Tutta la mia carriera l'ho fatta cercando di non ho mai cercato di piacere agli altri. Il mio primo piacere era di amare quello che facevo e di sentirlo. Forse questa sincerità si sente alla fine. Noi siamo davvero felici perché questa città ama la musica, ama i talenti, e lei è uno dei più grandi talenti contemporanei della musica non solo italiana, ma che gira tutto il mondo senza confini. Quindi benvenuto e grazie. Martedì 3 e mercoledì 4 dicembre lo spettacolo Notre Dame de Paris sarà ad accesso gratuito per 250 persone, tra anziani e cittadini con disabilità, che partecipano alle attività delle agenzie di cittadinanza dislocate nelle 10 municipalità del territorio. È stata una settimana davvero intensa, la presentazione del grande concerto di Paul McCartney qualche giorno fa, e oggi arriva Riccardo Cocciante con una conferenza stampa in musica, sostanzialmente una presentazione della riedizione di Notre Dame de Paris, nella quale si sono susseguite chiacchierate con il sindaco, con i giornalisti della città, ma anche brani che fanno parte dell'opera che conosciamo tutti, dell'opera di Notre Dame de Paris, ma anche brani del passato da cantante solista di Riccardo Cocciante. Corriamo per le strade, iniziamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore, poi cassetti di vernice, coloriamo tutti i muri, case piccole e palazzi, perché lei ama i colori, raccogliamo tutti i fiori, che può darci primavera. Costruiamo in una culla per amarci quando è sera, poi saliamo su nel cielo, prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è tutta. Ed è lei la mia pazzia, Margherita e Margherita, Margherita adesso è mia.